Pietro, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, un saluto ai tuoi telespettatori. Allora, intanto partiamo dalla notizia, diamo subito la notizia, quindi lo spostamento, così come il Salone dell'Auto di Ginevra, il Salone del Risparmio, il Salone del Mobile e tutte le altre manifestazioni, c'è un rinvio anche per l'Investing Napoli, diciamo così, non volevi essere da meno, di la verità, Pietro. Ah, sì, ci siamo allineati a quello che è un po' il sentimento generale. Partiamo, cioè, l'evento è stato spostato dal 15 maggio, venerdì 15 maggio, e diciamo è stata una scelta obbligata, ma come tutte le cose da questi rischi, io vorrei trarre fuori un'opportunità, nel senso che poi tutto sommato maggio potrebbe essere un mese in cui siamo tutti un po' più rilassati. In cui Napoli, tra l'altro, si gode anche più appieno, ci saranno le giornate lunghe, i mercati avranno, speriamo, anche un po' consolidato. Quindi, tutto sommato, abbiamo scelto così perché era necessario farlo per tre ragioni, sostanzialmente. La prima, perché bisogna anche contestualizzare gli eventi nel momento giusto. In questo momento, come sai, le persone non amano luoghi particolarmente affollati e quant'altro, quindi non era il caso. Il secondo motivo è che molti, come sai, vengono dall'estero molti espositori, molti addetti ai lavori, e in questo momento erano di fatto probabilmente impossibilitati a farlo perché, come sai, ci sono alcuni blocchi. E il terzo motivo è che per chi viene da zone, alcune zone dell'Italia, non sarebbe stato semplice anche qui perché tipicamente avrebbe dovuto fare una comunicazione all'ASL, quindi insomma tutto estremamente. Sarebbe stato complicato da fare. Detto ciò, non siamo affatto tristi o depressi, anzi, ripartiremo con grande energia il 15 maggio. Abbiamo anche più tempo per mettere a punto delle cose. E nel frattempo, però, e qui ti do una notizia in anteprima, stiamo preparando delle formazioni online. Adesso è proprio il periodo dello smart working piuttosto che dell'e-learning e quant'altro. E quindi, in attesa, per chi non voglia aspettare più di 70 giorni, a breve lanceremo anche dei corsi online in attesa per scaldare, diciamo, i muscoli in attesa dell'Investing Napoli del 15 maggio. Quindi, niente di drammatico, uno spostamento necessario. Il 15 maggio credo e sono certo che saremo tutti più sereni e questa situazione di emergenza sarà rientrata. Perfetto, anche perché le curve epidemiologiche, noi che siamo di finanza, insomma, di curve, di andamenti, ne dovremmo capire, hanno un preciso andamento. Ora, se riuscisse a circoscrivere i focolai, un minimo di buonsenso e anche un po' il clima ci aiuta, la cosa dovrebbe rientrare, è questione di tempo, ma deve necessariamente rientrare. No, ma deve assolutamente rientrare e soprattutto, secondo me, a parte il fatto, diciamo, scientifico, deve anche rientrare un po' questo panico, questa situazione di stress che c'è nelle persone. Adesso non so se ti è capitato quando uno starnutisce, prima uno gli augura, gli dice la salute, adesso invece uno che starnutisce, manco lo guardi, manco ci avesse una pistola in mano, quindi deve un attimo anche cambiare il mood generale delle persone. Perché io ho detto fra di noi, Giuseppe, sono più preoccupato per gli impatti economici che per gli impatti, diciamo, sulla Sanitaria, salute. esatto. Sì, secondo me si è un po' preso sotto gamba, ma se ci pensi, a febbraio abbiamo visto delle cose, cioè di solito si dice il mercato ha sempre ragione, no? Quando tu provi ad andare contro il mercato, dice no, no, non ti mettere contro il mercato. Ma se ci pensi, il mercato nelle prime 3 settimane di febbraio, dove spingeva gli indici sui massimi, tutto sui massimi, il mercato italiano i massimi degli ultimi 11 anni, poi si era sbagliato, quindi non è affatto vero che il mercato ha sempre ragione, perché le prime 3 settimane di febbraio è stato totalmente ignorato l'allarme coronavirus e nonostante molti, compreso me, inducevano alla prudenza, il mercato ha ignorato. E poi, come sempre, il mercato sale per le scale, scende per l'ascensore, e se guardi nella sola seduta di lunedì scorso ci siamo rimangiati tutti il rialzo che avevamo fatto nel 2020. Quindi in 7 ore ci siamo rimangiati tutto e adesso continuiamo a fondare. Secondo me l'impressione che ho è che il mercato stia pressando per le istituzioni per farle intervenire,
Le banche centrali non hanno grandissimi margini di manovra, soprattutto in Europa, però naturalmente possono. Perché il quello potrebbero portare di nuovo da 30 a 50. Sì, questo si potrebbe fare, ma insomma, in generale, secondo me, i mercati stanno pressando sulle istituzioni a fare qualche cosa immediatamente lato fiscale, in primis, che è la leva che possiamo, su cui c'è ancora più, cioè c'è più gioco sicuramente di quella monetaria, e anche sulle banche centrali per provare a fare un'azione concordata che dovrebbe dare un po' di energia. Anche l'apertura di oggi, se vedi, è abbastanza emblematica, no? L'indice italiano, anche il DAX hanno provato un'apertura. Poco fa abbiamo rotto i minimi intraday. Sì, però l'apertura era stata non male, Sì, a parte. anche la Wall Street non si era comportata male, aveva dimostrato una reattività alla Assolutamente. Fed. Guarda, se fai caso, guarda gli ultimi 5 minuti di venerdì del mercato americano. È stata una roba particolare, Sì. cioè si è visto alla fine un panic buying gli ultimi 6-7 minuti. Sì. Guardati i future americani di venerdì, acquisti impressionanti, volumi pazzeschi, è come se le macchine, se i software avessero, come dire, avuto un impulso a comprare tutto al meglio, arrivavano le classiche sventagliate, no? Sai, l'acquisto che prende tutto, quando le vedi sul book, su tutti i book che arriva denaro, che naturalmente quindi spazza la lettera. Gli ultimi 10 minuti mi avevano lasciato ben sperato, ho detto vabbè, questa probabilmente è una ricopertura fisiologica, poi a Va un'apertura bene. forte. E invece adesso secondo me si sta aspettando, cioè il mercato preme affinché chi possa intervenga. Esatto, sono d'accordo, d'accordissimo con te. D'accordissimo con te anche perché se si deve scendere comunque avrebbe un effetto di paracadute, no? E una specie di airbag, quindi consentirebbe quantomeno un rimbalzo. Invece così è netto, cioè, ma è un impulso ribassista che non tende a frenarsi. Va bene, allora ricordiamo la nuova data, il 15 di maggio 2020, abbiamo anche più tempo e quindi per aumentare addirittura la partecipazione all'Investing Napoli. Grazie a te, Pietro. Grazie a te, un saluto, a presto. E adesso